Ci sono certe situazioni che ti fanno pensare che hai qualcosa di sbagliato. Mi spiego, sono una ragazza problematica e con problematica intendo che non ho nessun problema, a parte il fatto che non creo problemi a nessuno. E questo di per sé è un problema. Per la cronaca, non sono nessuna di queste due. Questa qui sono io. Mio padre è arrivato qui 20 anni fa, nel frattempo sono nata io. Non ho memoria delle case in cui ho vissuto, ma ricordo bene ogni volta che abbiamo traslocato. Ogni volta comincia in una nuova casa, nuova scuola e nuovo tutto. E l'unica costante nella mia vita è questo negozio. Quindi, con mio padre faccio tutto. Parlare con i fornitori, ordinare la merce, l'apertura, la chiusura e soprattutto... Qua non ci siamo, i conti non tornano e devo rifare tutta la rendicontazione. Mantenere distanza professionale con le persone. Dice che sono gli stessi documenti che le portiamo ogni anno, non capisce dov'è il problema. Allora, carissima, come mi avevi detto che ti chiami? Denali. Denali, giusto. Quest'anno ci sono più controlli e dovremo stare più attenti a fare tutte le cose in regola. Kerae kamse kam dabu. E to chore? Pam matiku. Non me ne passo choice kya hai. Chiede quanto tempo ci mette per finire. Devo controllare bene, ma un mese, massimo due. Il prezzo rimane lo stesso? Quest'anno c'è un piccolo aumentino. Quanto? Quanto? Sono 2.000 più IVA. Ma è il doppio di quello che stiamo pagando ogni anno. Come ti avevo spiegato, voi pagate di più a me, ma pagate di meno a loro. Spiegagliela questa cosa, no? Accountant, do sakte hai. Ye to hamare kaam ke baare mein sab kuch pata hai. Dice che è troppo, non possiamo. Allora, signorina Denari. Denali. Denari, giusto. Io sono sicuro che possiamo trovare un accordo. Kerae ke hame better kimat lagange. Dekhi, kya maine tumhe bola. Agreement ho jayenge. I conti li abbiamo portati, ordinati, scritti come tutti gli anni, le fatture sono in ordine e la contabilità torna, quindi non capisco perché dovrebbe cambiare il prezzo. Spieghi a suo padre che non può decidere lui il prezzo. Spulme meri parai a cena hi chalare. Iske bare mein to hum baat mein baat karenge. Ghar pe choti. Abhi to ye account ki kaam khatam kar. Ha detto che se lei cambia il prezzo, noi cambiamo il commercialista. Ma così mi metti in difficoltà, io ho le mani legate e la situazione è un po' così, capisci? Kerae ke ame vadme pataka rega. Beh, ora se vuole scusarmi, io me ne vado, ho da fare. Fai sla kya hua? Kerae ke ame vadme pataka rega. Aspetta! La cosa di cambiare casa spesso non ti permette di avere molti amici. Anzi, toglierei molti. L'unico amico che ho è sempre stato mio padre. Ma ultimamente mi dà fastidio il suo ottimismo, il suo prendere così tutto con facilità. Non capisco come fa ad essere così tranquillo. E soprattutto mi dà fastidio questa musica. Metto me sculpa, c'ho orto le raste. Me ha hintalti un pedel se c'alte. Mugeto scul che raste se inicalne. Scul se pele tuc cardini he vad me mintre. Il suo lavoro da commesso viaggiatore è impegnativo e faticoso. Sta di fatto però... Ho la reputazione di essere una brava ragazza, responsabile, matura, con la testa sulle spalle. Non è che non mi vengano in mente idee stupide o strane, anzi, penso solo a quelle. Però per un motivo o per un altro non mi riesce di fare stupidaggini. È come se ci fosse questa vocina dentro di me di una maestra cinquantenne che ha il controllo della mia vita. Denali! Sì, professore.
Qual era la domanda? Si diceva che la prima parte del racconto si parla di una denuncia dell'oppressione delle regole sociali dell'individuo. Dall'altra parte, invece? Inventati qualcosa. C'è il problema della comunicazione. Potevi fare di meglio. Puoi spiegarci meglio? Che manca la comunicazione. Non c'è. Sì, ma dove? Vabbè, ci ho provato. Non lo so, prof, mi sono persa. Denali. Così non va bene. Hai iniziato l'anno benissimo. Poi è successo qualcosa. Hai problemi a casa? No, perché così non va bene. Tu rischi di perdere l'anno. A scuola ero molto brava. Sinceramente, ero sempre tra i primi. Parlerò con i tuoi genitori. Ma da qualche mese non sono più attenta. È chiaro, Denali? Qualcosa sarà successo, non me lo so spiegare. Capito? Denali? Sì, sì. Ah, non vi ho detto le novità. Al posto dell'ora di religione, la preside ha deciso di farci fare un'altra lezione. Era l'unica ora di libertà che avevamo, ma che non c'è più per colpa di quel cretino. Questa trasformazione. Ora tocca fare questo stupido corso di musica. Bene, bene. Il triangolo. Il minimo sforzo con la massima resa. Una scelta molto conveniente. Mio padre mi farebbe una statua. Tu la chitarra, la sai suonare? Ecco come mi sento oggi. Se questa è la nostra ora alternativa, mi sa che era meglio fare religione. Allora dopo voglio sentire come canti. Invece, ci tocca sentire sta musica di vecchi ricchi e bianchi. In questo pezzo l'autore cerca di darci le percezioni. Lo avranno sentito? Ma che ti guardi? Ma perché non dall'altra parte invece di robe? Questi gli affari tuoi. Aspetta, perché non si arriva? Allora, che cosa succede, eh? Cos'è sto casino? Sa per te. Sì, lo hanno sentito. Stavo a dire. Stavo a dire che questa è musica da... Una musica da? Ho detto che è musica da vecchi, ricchi e bianchi. Oddio, che ho combinato. Ah, è così che rispondi a tua madre? No. Perché devi insultare mia madre? Io non sto insultando tua madre, io sto dicendo è così che le rispondi. Perché devi mettere in mezzo mia madre? Allora, stai calmo, abbassa la voce, devi portare rispetto. Sei te che mi devi portare rispetto. Basta, non ti voglio più sentire, vai in presidenza. Mi sono impuntata così tanto a fare una cosa stupida che alla fine l'ho fatta senza accorgermene. Forse non sai che ora che l'ha mandato la presa verrà espulso. Beh, non è così facile, eh. Prof, forse non ha capito, questo era il suo ultimo avvertimento. Perché non dici niente? Ok, ragazzi, il vostro compagno ha sbagliato. Prof, anche lei ha sbagliato, gli ha insultato la madre. Io stavo facendo solamente un esempio. Pure lui, ma pagare è stato soltanto lui. Sentite, ragazzi. Di qualcosa. Di qualcosa. Devo fare lezione, in più mi ha anche insultato. Che dovevo fare? जो प्रिंसिपल ने मुझे काफी बताए मुझे ऐसे लगते नहीं कि मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं तू है कौन मैं क्या बोलू बोल के ये सब गलती है जो प्रिंसिपल ने बोले वो सही नहीं है मुझे सच बता सब सच है ओ डियो ci risiamo मैं दुकान में काम करनी नहीं चाहती हूं मैंने तो तुम्हें दुकान में काम करने के लिए कभी नहीं बोला है लेकिन पापा डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट क्लाइंट छोटी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं मेरे बारे में नहीं तुम्हारा गड़बड़ मेरी नहीं मुझे पता है तो प्रॉब्लम क्या है मम्मी क्यों चले गई
in qualsiasi altro momento avrei odiato questa canzone, ma in questo momento vorrei non finisse. Ek tara baja